consumare meglio e sprecare meno, il messaggio di cittadinanza attiva a Spoleto, presente il ministro Lorenzin che estende l'invito a tutti i settori. Fitta l'agenda delle iniziative dei partiti politici in vista del voto del 25 maggio, il confronto elettorale si fa incandescente. Unica lista con unico candidato sindaco in 6 comuni umbri, elezione sicura se c'è il quorum del 50% e il 20% dei voti validi. Il cloro diocesano ortodosso d'Italia di Malta riunito per 3 giorni a Perugia, fede, liturgia ed ecumenismo, temi del dibattito in corso. Concorso per allievi parrucchieri a Città di Castello, i più promettenti acconciatori del futuro si sono dati in battaglia a colpi di spazzola, phon e forbici. Calcio a Perugia, cresce l'attesa per la sfida di domenica con il Frosinone, sfida che vale la promozione diretta in Serie B, Stadio Curi sold out. Buonasera ai nostri telespettatori, seconda edizione del telegiornale regionale Rai dell'Umbria, ben ritrovati. In apertura dunque ci occupiamo di sprechi, sprechi in tutti i campi, da quello alimentare, energetico, fino addirittura a quello politico. Fino a domenica infatti a Spoleto si celebra, per così dire, la festa contro tutti gli sprechi, 3 giornate di lavori promosse da Cittadinanza Attiva per capire come consumare meglio e in maniera più consapevole. Presenti molte personalità politiche, oggi è stata la volta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Per noi c'era Rosario Carello, vediamo. Non sprecare, in fondo è facile. Queste erano vecchie camicie tagliate, sono diventate una casa. Questa era una tenda, era un avanzo, l'avanzo di una tenda. Questo era l'avanzo di un paio di pantaloni da bambino. La parte interna? La parte interna, sì, questa fodera erano pantaloni estivi da bambino. La tenda, che diventa borsa, è il simbolo della festa contro gli sprechi organizzata da Cittadinanza Attiva alla Rocca di Albornoz a Spoleto fino a domenica. Sì, perché il progresso, dicono, non è consumare meno, ma consumare meglio. Gli sprechi sono una tassa occulta che non ci possiamo più permettere. Consumare meglio vuol dire consumare in maniera consapevole, sapere esattamente quando facciamo la spesa cosa ci serve e come lo possiamo utilizzare, sapere molto bene come utilizzare al meglio le risorse anche ambientali del nostro paese per evitare di un consumo inutile del suolo che distrugge un pezzo importante delle nostre ricchezze. Non sprecare diventa così un messaggio che vale per la cucina, l'ambiente, le intelligenze, il territorio, ma anche per la politica. E ad ascoltarlo saliranno la Rocca molti politici, sono arrivati già il vice ministro alle politiche agricole Olivero e il ministro della Salute Lorenzin. Consumare meglio e sprecare assolutamente di meno per poter poi reimpiegare. Questo vale per il Ministero della Salute, ma vale anche per la salute di tutti, perché una corretta alimentazione, un corretto uso dei principi nutrizionali ci permette di vivere meglio. E se poi vogliamo parlare di sprechi, gli sprechi nella pubblica amministrazione sono ancora moltissimi, sono ancora tanti gli sprechi anche nel sistema sanitario, e quello che stiamo cercando di fare è una riorganizzazione dei beni e servizi. E adesso noi apriamo la pagina politica, perché in vista del voto delle prossime amministrative si fa sempre più incandescente la campagna elettorale anche ovviamente nella nostra regione. Allora vediamo alcuni degli appuntamenti di oggi in questo servizio curato da Alessandro Buscemi. Girandola di appuntamenti elettorali per i candidati alla poltrona di sindaco di Perugia in vista delle amministrative del 25 maggio, per sostenere la candidatura del sindaco uscente Vladimiro Boccali, sono scesi in campo i big del Partito Democratico, tra cui il ministro della Giustizia Andrea Orlando. In un incontro organizzato al castello di Solfagnano si è discusso della nuova economia per la città. Basta con i tagli ai comuni di grandi e piccole opere di manutenzione, soprattutto semplificazione burocratica. Discuteremo anche del tema per noi importante del recupero del carcere di Piazza Partigiani, cioè quello di destinarlo appunto a iniziative di riqualificazione urbana. Sempre a Perugia il candidato sindaco del centrodestra Andrea Romizzi ha presentato il suo programma elettorale per rivoluzionare la città. La città che ci viene riconsegnata è una città amministrata molto male, più povera, più egoista, e soprattutto non c'è stata in questi anni una visione complessiva, un'idea di città. Non ci limiteremo questa volta semplicemente ad evidenziare quello che di male ha fatto l'amministrazione che ci ha preceduto. La nostra ambizione è quella di essere noi soggetti propositivi, quindi dare noi delle proposte concrete.
Per il Movimento 5 Stelle in corsa Cristina Rosetti, questa la sua ricetta per cambiare la città. Il nostro programma elettorale ruota tutto attorno al rilancio della città di Perugia, un cambiamento radicale soprattutto dal punto di vista del metodo dell'amministrazione. Diciamo no a un'amministrazione dirigistica anche in tema di politiche culturali, oltre che di turismo, eccetera, e vogliamo assolutamente un'amministrazione condivisa con i cittadini. Ha scelto la stazione di Perugia per recuperare quei luoghi lasciati al malaffare l'onorevole Adriana Galgano per aprire la campagna elettorale. Con lei il ministro dell'istruzione Giannini. La priorità è l'occupazione dei giovani diplomati e laureati della nostra città e il suo rilancio economico. La scuola, l'università e la ricerca sono uno dei fattori più importanti del rilancio di una città, perché oggi l'economia e le imprese sono basate sulla conoscenza. Da Perugia ci spostiamo a Terni, dove questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Spada sono stati presentati i candidati della lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che nelle prossime amministrative sostiene il candidato a sindaco Paolo Crescimbeni. 32 candidati, tra questi ha spiegato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia AN Alfredo De Sio, lavoratori, pensionati, commercianti, giovani e anche precari, insomma uno spaccato cittadino. Un ritorno importante, quello di AN sulla scena politica ternana, è stato sottolineato. Dopo anni di incompiute e fallimenti serve il cambiamento. È proprio in vista delle prossime amministrative di maggio, in 6 comuni dell'Umbria, 2 in provincia di Perugia e 4 nel Ternano, si è creata una singolare situazione. Un solo candidato e una sola lista a sostenerlo per la corsa alla poltrona di sindaco. Allora sembrerebbe una vittoria annunciata, ma non è proprio così, come ci spiega Luciana Barbetti. 6 candidati per 6 poltrone, ovvero elezione sicura almeno quasi. In Umbria sono 6 comuni dove alle prossime amministrative si presenta un'unica lista con un unico aspirante sindaco. 2 in provincia di Perugia, Cerreto di Spoleto e Poggiodomo, 4 in quella di Terni, Allerona, Baschi, Penna, Inteverina e Otricoli. Per i candidati alla fascia di primo cittadino in questi paesi, elezione quasi sicura, dicevamo. Eh sì, perché la legge, la 570 del 60, in questi casi pone condizioni precise. Devono essere raggiunti il quorum di almeno il 50% dei votanti e il risultato del 20% dei voti validi, altrimenti c'è il commissariamento. Noi siamo andati a vedere com'è l'attesa del voto a Poggiodomo, il comune più piccolo dell'Umbria. Questa cosa che non potete scegliere fra 2 o 3 liste, ma avete solo una scelta, in qualche modo la turba oppure no? No, ma sì, va bene così. Ci sono o pensionati, ecco, o ancora qualcuno che si dedica alla pastorizia, all'agricoltura. 132 residenti, 3 frazioni. L'unica lista in lizza è Uniti per Poggiodomo, 9 candidati più l'aspirante sindaco, che è il sindaco uscente, anche se i posti in consiglio sono 10 più il primo cittadino. Per il comune lavorano 2 operai, un vigile e 2 impiegati. Il mio compito è responsabile dell'ufficio tecnico, per cui allaccia opere pubbliche e urbanistica, suolo pubblico, la gestione degli operai. Nessun bar, nessun negozio di alimentari, l'unico bambino frequenta le scuole medie a Monteleone di Spoleto. Il seggio elettorale sarà allestito nei locali della parrocchia. E noi voltiamo pagina per parlare di un incontro mai avvenuto prima, quello voluto a Roma da Papa Francesco con i rappresentanti dei CORECOM regionali. Il pontefice infatti ha voluto sottolineare l'importanza e il valore universale dell'informazione. Allora vediamo questo servizio da Roma di Nicoletta Pisano. Papa Francesco, il pontefice della comunicazione con milioni di follower su Twitter, dell'informazione vicina e vera che unisce e rende solidali, li ha voluti incontrare e salutare. Per i rappresentanti del CORECOM, i comitati regionali per la comunicazione, guidati dal presidente nazionale Filippo Lucci, a cui il Santo Padre ha personalmente detto «continuate perché l'informazione ha un valore universale e fondamentale», un evento storico perché non è mai capitato prima d'ora. Il Santo Padre è davvero un dono di Dio e lui ha detto «Internet, dono di Dio». Questo è il messaggio più importante che cerchiamo di raccogliere oggi come CORECOM italiani. È un evento storico per il CORECOM. La prima volta di tutti i CORECOM italiani qui a Roma, dal Santo Padre, un messaggio di pacificazione, un bel segnale di vita. I CORECOM sono nati per garantire anche a livello locale alcuni di quei diritti che stanno profondamente a cuore a Papa Francesco in merito al ruolo dei mass media, dalla tutela dei minori al diritto alla verità. Prossimità, vicinanza, contagio, come Francesco d'Assisi, di cui il Papa ha preso il nome. La funzione dei CORECOM è questa, contagiare in positivo.
Per i rappresentanti dei comitati regionali presenti in piazza San Pietro per l'udienza generale del mercoledì, un momento emozionante ma soprattutto uno stimolo a svolgere i loro compiti con entusiasmo ed attenzione. Torniamo per un attimo ai festeggiamenti per il primo maggio. Ieri, infatti, alle fonti di Clituno di Campello si è tenuto il primo maggio tricolore, indetto dal Centro Politico Culturale Controcorrente e presieduto da Domenico Benedetti Valentini. L'iniziativa ha visto riuniti per celebrare la festa del lavoro i simpatizzanti della destra nazionale e sociale. Presente anche l'ex presidente della Commissione parlamentare di sicurezza del lavoro, Oreste Tofani, e molti dei candidati sindaci delle liste civiche di centrodestra dei vari comuni dell'Umbria. L'ecumenismo come strada da percorrere, questo è il messaggio emerso nel corso dell'incontro tra i rappresentanti della Chiesa Ortodossa d'Italia e Malta che si è svolto ed è in corso a Perugia. Ce ne parla Paola Nania. Tre giorni di incontro per parlare di fede e liturgia. I rappresentanti della Chiesa Ortodossa d'Italia e Malta scelgono l'Umbria per il loro incontro, un evento accolto con gioia dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia. A presiedere i lavori il metropolita Iennadios Zervios, arcivescovo ortodosso d'Italia e Malta. Io sto in Italia 53 anni, allora conosco questa città come una città internazionale degli studenti. E questa realtà gioventù mi ha fatto fare il nostro incontro a Perugia. Perugia è città ecumenica, ma Perugia oggi è città della gioventù. L'ecumenismo come strada fondamentale da percorrere, è necessario far prevalere le somiglianze più che le differenze, dice il metropolita. E Papa Francesco aiuta questo percorso di fede e vicinanza. Preghiamo sempre per lui e la sua missione. Qui è stato molto sviluppato l'ecumenismo, ma particolarmente qui a Perugia con Don Elio, che lui ha lavorato tanto e lavora molto sul dialogo e sulla carità e l'unità dei cristiani. Eccoci alla cronaca, solo tanto spavento, lunghe code, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Vi facciamo vedere le immagini di un incidente stradale spettacolare che si è verificato nella mattinata di oggi a Terni, in via Alfonsine. Un autocarro ha sbandato improvvisamente e è salito sullo spartitraffico per poi finire la propria corsa contro uno dei grossi alberi posti sul lato opposto della carreggiata, abbattendolo. Il mezzo si è ribaltato ed è finito completamente di traverso, bloccando tutto il traffico. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e anche l'autista del mezzo è rimasto illeso. A colpi di phon, di forbici e di spazzola, queste le armi dei parrucchieri che hanno partecipato al secondo Air Contest Bufalini che si è svolto a Città di Castello. Vediamo come è andata con Federica Becchetti. 6 scuole, 36 concorrenti e oltre 200 accompagnatori fra docenti e alunni. Questi i numeri del secondo Air Contest Bufalini, concorso per allievi parrucchieri che si è tenuto a Città di Castello. In gara alcuni fra i più promettenti acconciatori del futuro che studiano nei centri di formazione di Umbria e Lazio. Si sono dati battaglia in una serie di gare a colpi di spazzola, phon e forbici. L'iniziativa sta diventando un momento di confronto fra centri di formazione e professionisti del settore ed è stata possibile anche grazie alla collaborazione del Consorzio Futuro di Perugia e il contributo di una sessantina di aziende di vari settori produttivi della zona dell'Alto Tevere. Presente fra gli ospiti in sala anche Aldo Signoretti, truccatore e parrucchiere di fama che lavora nel mondo del cinema. È stato candidato all'Oscar per Moulin Rouge, ha vinto 2 Emmy e 2 Hollywood Makeup Artist and Hair Stylist Awards. Al suo attivo recentemente anche il film Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Alla fine a vincere è stata la stessa scuola Bufalini, il presidente Stefano Briganti ha sottolineato come la scuola può e deve continuare ad essere punto di riferimento per gli allievi dell'area e punto di incontro per la città. Noi siamo al calcio a Perugia, in tutta la provincia. Cresce l'attesa per la sfida di domenica contro il Frosinone, sfida che vale la promozione diretta in Serie B. Lo stadio Curi è tutto esaurito. Allora sentiamo Antonello Borghini. La curva nord è pronta alla battaglia, il colpo d'occhio del settore del tifo organizzato sarà da urlo. La città è pronta a gioire per il ritorno in Serie B dopo 9 lunghissimi anni di Serie D e C.
Andrea Camplone, uno dei maggiori protagonisti di questa bella cavalcata, non sempre amato da tutti, è pronto a far esplodere la sua legittima felicità. Insomma, sono ore intense, palpitanti, c'è fibrillazione. Nei bar, nei posti di lavoro, nei luoghi di ritrovo si parla moltissimo di questo grande evento. Domenica pomeriggio alle ore 15. Stadio completamente gremito, come non accadeva da tempo. 20.000 persone al Renato Curi, teatro, lo ricordiamo, di sfide memorabili contro Juventus, Milan e Inter. 20.000 i tifosi del Perugia che hanno preparato coreografie da Oscar e aspettano questo giorno per ribadire il loro immenso attaccamento al grifo. Ancora due giorni dunque e poi il Tribunale del Curi emetterà il verdetto finale. Una tra Perugia e Frosinone andrà direttamente in B. La squadra umbra parte in vantaggio, può contare infatti su due risultati su tre, il pareggio e la vittoria, mentre i laziali dovranno puntare soltanto al successo. Allenamenti rigorosamente a porte chiuse sul prato del Curi con il presidente Massimiliano Santopadre che non perde un movimento della sua squadra. La formazione Camplone non dovrebbe cambiare, ancora 3-5-2, ma francamente domenica conteranno soprattutto la rabbia e la voglia di spaccare il mondo. Al di là di Mazzeo, Conti, Fabinho o Rossi. Ma questi sono giorni in cui batte forte il cuore agli sportivi perugini anche per la pallavolo, tantissimi infatti i tifosi che hanno seguito fisicamente ma non solo la gara 3 della finale scudetto giocata a Osimo tra Macerata e Perugia. Gli umbri hanno capitolato per 3-0, adesso i marchigiani sono avanti di una gara, 2-1 per loro, decisiva dunque la partita di domenica nella quale gli uomini di Kovac si giocheranno la chance di continuare la corsa al titolo di campioni d'Italia. Pale Evangelisti già sold out, i Black Devils dovranno cercare di ritrovare il giusto equilibrio, la giusta compattezza dopo la defaianza di ieri. Non solo, si spera in un Atanasievic in gran spolvero. Dalla pallavolo adesso invece parliamo di tennis tavolo, perché a Terni, presso l'impianto di Via delle Palme, sono finiti i campionati italiani giovanili della specialità. 5 giorni nei quali 500 atleti si sono scontrati in decine di specialità. Grande successo a confermare l'importanza della struttura federale che sta diventando sempre più punto di riferimento per il tennis tavolo. Oltre un centinaio le partite giocate che hanno visto sfidarsi giovani talenti del tennis tavolo nazionale in rappresentanza di decine di società sportive. Gare di singolo, doppio, doppio misto e a squadre. 5 le categorie in gara, sia nel maschile che nel femminile, i giovanissimi, i ragazzi, gli allievi, juniores e under 21. Domani alle 12.25, come sempre su Rai 3, andrà in onda il settimanale, la rubrica di approfondimento a cura della TGR. Allora vediamo insieme di che cosa ci occuperemo. Un generale docente di strategia militare riscrive la battaglia del Trasimeno, è la quinta versione della sanguinosa imboscata di Annibale che sbaragliò le legioni romane del console Flaminio. Tatuatori da tutta Italia e folla di appassionati a Terni per la Tattoo Convention, festa e perizia ma anche occasione grazie ai tifosi della Ternana per raccogliere fondi per la ricerca su una malattia rara. Un talk show trasmesso su YouTube e registrato in salotto, già 400.000 contatti per Pourparler, programma non gridato e fatto in casa da un giovane Polignate. Cera usata come creta per plasmare una miriade di oggetti, dalle bomboniere ai complementi d'arredo fino alla bigiotteria, artigianato artistico e materia prima di alta qualità per un laboratorio di Assisi che produce 10.000 pezzi l'anno. Umbria nel piatto fa tappa a San Giustino, ospite della splendida villa Magherini Graziani, dove si allestisce il museo Pliniano. Gli studenti dell'alberghiero di Città di Castello propongono polpette in rete di maiale. Facciamo ora un riepilogo delle notizie di cui ci siamo occupati in questo telegiornale, a partire dalle 3 giornate di festa contro ogni tipo di spreco che sono in corso a Spoleto. Oggi è arrivato il ministro Lorenzin per parlare anche degli sprechi in politica e poi, sempre a proposito di politica, la campagna elettorale che ferve. Abbiamo proposto una carrellata di appuntamenti che si sono svolti oggi nella regione in vista del voto del prossimo maggio. E sempre a proposito di politica, in 6 comuni che andranno
vanno al voto a maggio, c'è una sola lista e un solo candidato, ma per vincere servirà comunque il quorum del 50% e il 20% dei voti validi. E poi un'altra tre giorni, quella del clero diocesano ortodosso d'Italia e di Malta, riunito per parlare di fede, liturgia ed ecumenismo, riunito appunto a Perugia. E poi siamo passati a cose più leggere, il concorso per allievi parrucchieri a Città di Castello, tra i più promettenti acconciatori del futuro si sono dati battaglie. Infine abbiamo chiuso con il calcio, perché a Perugia cresce l'attesa per la sfida di domenica con il Frosinone, sfida che vale la promozione diretta in Serie B. Ovviamente lo stadio Curi è già tutto esaurito. E con le immagini della curva nord della Perugia si chiude questa edizione del TG. L'appuntamento è per 12:30. Grazie di averci seguito, buona serata.